Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno della puntata. Aggressioni nei licei fiorentini, ferma condanna degli atti di violenza. Riparazione dei veicoli incidentati, approvata mozione in Consiglio regionale. Abolito l'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dopo 5 giorni. Autonomia differenziata, Giani risponde all'interrogazione del consigliere Casucci. Le aggressioni avvenute nel mese di febbraio in alcuni licei fiorentini finiscono in consiglio regionale. È stata infatti approvata una mozione del Partito Democratico che esprime solidarietà agli studenti vittime di episodi di squadrismo e vicinanza al corpo scolastico. L'atto si riferisce all'episodio avvenuto lo scorso 18 febbraio di fronte al liceo Michelangelo di Firenze e ad un episodio analogo avvenuto alcuni giorni prima al liceo fiorentino Pascoli. Nei giorni scorsi un corteo composto da studenti fiorentini e non solo aveva sfilato per le vie cittadine per manifestare contro le aggressioni. Il presidente della Regione Toscana ha ribadito la ferma condanna nei confronti degli atti di violenza. Sembra di ricreare quel clima che accanto a un governo di destra si accompagna naturalmente da un lato il volto più che presentabile e al di là delle opinioni totalmente diverse, ma insomma delle figure di governo, ma dietro ti rendi conto che sul piano territoriale agiscono nuclei, in questo caso di studenti, che fanno della violenza la loro ragion d'essere, e questa deve essere assolutamente una strada da bloccare, e l'individuazione dei responsabili perché possano in modo esemplare essere messi in condizione di non nuocere deve essere il nostro imperativo morale. Io chiederò agli studenti, l'ho già fatto, di incontrare tutte le forze politiche e mi piacerebbe che dal Consiglio regionale, come sempre accaduto, venissero parole chiare e nette di condanna. La violenza va condannata sempre, ancora di più se avviene davanti a una scuola. La mozione ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle. Proprio da Italia Viva arriva la richiesta nei confronti della Regione di costituirsi parte civile nel caso in cui venga istituito un procedimento penale. Una questione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale, e ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuti, al corpo docente, ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti delle proprie, dei propri gruppi giovanili, perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico, perché era già avvenuto in un'altra scuola. E faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio, dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le forze politiche, e lo sappiamo, hanno la loro responsabilità. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica di stampo neofascista. Quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta. Invitiamo la Regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio
La Toscana è una regione che ha nel suo DNA l'antifascismo, quindi credo che a maggior ragione ci debba essere, se possibile, un rafforzamento dell'attività di carattere proprio culturale. Stigmatizza quanto accaduto anche la Lega, che chiede però di non strumentalizzare politicamente la vicenda. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, è un fatto grave, dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengano più in Toscana e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Il gruppo di Fratelli d'Italia, che ha presentato sullo stesso argomento una propria mozione, respinta dall'Aula, non ha partecipato al voto. Il presidente Mazzeo si era adoperato per riuscire ad avere un atto unanime di condanna della violenza e da qualsiasi parte arrivi, che è la posizione che Fratelli d'Italia ha preso fin dal minuto dopo che sono circolate in rete le immagini di quanto accaduto sabato. La violenza si condanna sempre, senza se e senza ma, da qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo, in realtà è arrivato un atto in cui addirittura, laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si leggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti, dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto, si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa? A chiamare in causa il governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni, eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime. Dispiace. C'era comunque nell'atto, riconosco, nell'atto del partito di maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ce la siamo sentiti di votare contrari. Però non era l'atto che aveva chiesto il presidente Mazzeo. Garantire al cittadino automobilista il diritto a scegliere l'autocarrozzeria da cui far riparare l'auto dopo un incidente è quanto chiede una mozione del Partito Democratico che vede i primi firmatari i consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli, che impegna la Giunta ad agire anche mediante la Conferenza delle Regioni nei confronti del Parlamento e del Governo. L'autonomia nella scelta della carrozzeria è disciplinata da disposizioni normative del 2017 che, secondo le associazioni di categoria rappresentanti le imprese di autoriparazioni, non risulta pienamente applicata. Una legge dell'agosto del 2017 che questo prevedeva, però purtroppo ci è stato segnalato da più parti, in particolare dalla Confartigianato Toscana, hanno messo in evidenza che poi le compagnie assicurative poi alla fine ti mandano dove con le carrozzerie convenzionate o quelle che loro indicano. Invece c'è la possibilità per tutti noi di scegliere liberamente la carrozzeria nel quale far riparare la macchina e crediamo che questo diritto è stato fatto in ordine alla semplificazione. Crediamo che se le leggi esistano vadano fatte rispettare. Chiediamo al governo che intervenga anche eventualmente con un altro provvedimento legislativo. Approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegaso la legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza. Ad illustrarla il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. La normativa entrerà in vigore tra circa 20 giorni. C'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia, la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia. E quindi il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a arieggiare le classi, queste sono più
metodi che davvero aiutano alla riduzione della diffusione delle malattie. E quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi, per un principio di semplificazione dalle leggi Bassanini, è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica, e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica, dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Credo che sia in linea con il cambio della medicina, perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tant'è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochinino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che, come è stato detto anche all'interno della Commissione, è obsoleto. Infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali, e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli, e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Storia che viene da lontano, siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della Commissione Sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il Covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la Regione Toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza, senza certificati medici e senza, diciamo, una aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di visita ovviamente dei bambini. Qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. A puntare nuovamente i riflettori sul tema dell'autonomia differenziata in Consiglio regionale, questione al centro del dibattito nazionale dopo la presentazione del disegno di legge del ministro Calderoli, è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Toscana. Questa la risposta di Gianni. Sono assolutamente convinto che l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, debba essere attuato attraverso intese, attraverso un ruolo del Parlamento importante, evitando che si arrivi all'autonomia differenziata creando maggiori squilibri fra nord e sud. Deve essere un modo più efficiente, con più servizi ai cittadini, per gestire all'interno di una regione competenze che la regione può gestire meglio dello Stato. Quindi io ritengo che debba essere molto migliorato, ha delle criticità evidenti, il decreto che vuole essere diciamo così la legge quadro presentata al Ministro Calderoli, ma sui principi dell'autonomia differenziata io mi confronto perché ritengo che sia una strada da percorrere. Attraverso un forte ruolo delle regioni migliora l'efficienza, i servizi, la proposizione dello Stato verso i cittadini. Sicuramente, come tutti i testi normativi, anche il disegno di legge Calderoli sarà sottoposto al vaglio del Parlamento, alla discussione,
perché no, anche a eventuali possibili miglioramenti. Ma la Regione Toscana deve formulare al più presto una proposta concreta, altrimenti saranno soltanto parole. E credo che la Toscana possa gestire meglio che lo Stato centrale alcune materie in più rispetto a quelle che di fatto sono sempre state ipotizzate: beni ambientali, geotermia e beni culturali. Abbiamo materie come l'università, come i rapporti internazionali e con l'Europa. Abbiamo materie che possono essere veramente oggetto di studio e di confronto in più rispetto a quelle ipotizzate, come dicevo, dei beni ambientali e dei beni culturali. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.